Si può utilizzare un cellulare come hotspot e collegare così Prism ad internet? Sì. Può accadere a volte che sia necessario collegare Prism alla rete internet, ad esempio per un aggiornamento, ma che non sia possibile arrivare a Prism con un cavo di rete. Se questo non è possibile, allora la scelta più pratica e duratura è sicuramente quella di utilizzare una copia di Powerline. Per approfondire l'argomento puoi guardare questo video. Ma per collegamenti temporanei è possibile configurare un cellulare come hotspot e usare quello per connettere Prism ad internet. Tieni presente però che se ti trovi in un posto dove al tuo cellulare non arriva la connessione internet, tipo un garage seminterrato, un box, eccetera, allora potrebbe essere un altro tipo di problema. Di quello ne parleremo in un altro tutorial. Su questo tutorial invece partiamo dal presupposto che quando ti troverai davanti al Prism in questione, il tuo cellulare avrà a disposizione una rete dati che permetta di collegarsi ad internet. Allora proseguire sarà molto semplice. Avrai bisogno di due device, il tuo cellulare e un portatile. E anche il manuale del tuo Prism, perché sul manuale sono riportati nome utente e password per accedere a Prism. Iniziamo mettendo il tuo cellulare in modalità hotspot. Se hai un dispositivo Android, vai alle impostazioni del tuo telefono e cerca l'opzione hotspot Wi-Fi o condivisione connessione dati. Controlla che la connessione dati sul tuo telefono sia attiva, cioè che ci sia una connessione internet. Finalmente attiva la funzione hotspot scegliendo on. Su dispositivi iOS, vai alle impostazioni del tuo iPhone e tocca hotspot personale. Tocca su consenti altri di accedere e basta. Un altro modo sarebbe scorrere in basso, toccare sul widget hotspot personale non attivo per attivare la funzione hotspot personale visibile. Dopodiché prendi il tuo computer portatile che lo utilizzeremo per collegarci al Wi-Fi interno di Prism. Prendi anche il manuale del tuo Prism. Con il tuo PC cerca tra le reti Wi-Fi disponibili quella del tuo Prism. Cliccaci sopra e digita la password. Il nome del Wi-Fi del tuo Prism puoi trovarle sull'adesivo all'interno del manuale, così come la password di accesso. Una volta collegato con successo al Wi-Fi di Prism, accedi alla configurazione guidata navigando a questo indirizzo. Dopodiché effettua login usando le credenziali installer indicate sull'etichetta riportata all'interno del manuale. Subito dopo il login apparirà la pagina di configurazione di Prism. Vai in fondo pagina fino a trovare il pulsante successivo. Così si aprirà la schermata impostazione rete. Vai alla sezione connettere Prism ad una rete Wi-Fi, scegli dal menu a tendina sì. In automatico ci mostrerà le diverse reti Wi-Fi che trova a disposizione. Scegli la rete hotspot del tuo cellulare ed inserisci la rispettiva password. Clicca su connetti e a questo punto il tuo portatile perderà la connessione con il Wi-Fi di Prism. Normalissimo. Questo perché quando tu premi su connetti, Prism comincia a riavviarsi, rendendo momentaneamente invisibile il suo Wi-Fi interno. Bisogna aspettare un minuto. Subito dopo vedrai la finestrella che ti informa che la connessione è andata a buon fine. Qui ci informa che Prism risulta collegato al Wi-Fi scelto. Una volta connesso, il tuo Prism dovrebbe essere in grado di accedere ad internet tramite hotspot del tuo cellulare. Nel caso ti servisse restare ancora connesso al Wi-Fi del tuo Prism, per accedere alla pagina di configurazione, se hai lasciato la pagina della configurazione guidata aperta, cerca tra le reti Wi-Fi disponibili quella del tuo Prism e avvia di nuovo il collegamento. Se il tuo PC non si è già collegato automaticamente, facendo così, la pagina della configurazione guidata di Prism ricomincerà a funzionare. Se hai qualche domanda al riguardo, puoi scrivere una mail a support@sila.industries e ti risponderemo il prima possibile.